Se si buttano anche con da chilometri veramente boia. Signore e signori, oggi sono a bordo di un'auto introvabile, prodotta in soli 600 esemplari per il mercato giapponese. La Subaru Impreza VRX STI S204, edizione speciale della seconda generazione prodotta dal 2005 al 2007. Sempre con il 4 cilindri boxer turbo EJ20 pompato a 320 cavalli e 432 Nm di coppia massima, 0 a 100 in 4 secondi e mezzo con una velocità massima pari a 250 km/h. Il peso complessivo si aggira sui 1350 kg, con consumi importanti di 8 km litro nell'utilizzo combinato, che scendono a 4 km litro quando si galoppa. È un cavallo di razza, bisogna farlo correre. EJ20 di base, propulsore a cilindri contrapposti che ho imparato ad amare tantissimo, ha subito svariate modifiche dalla casa madre destinate per l'appunto a questa edizione speciale. Monta un nuovo turbocompressore twin scroll su cuscinetti a sfera, dei collettori di aspirazione ridisegnati, un ampio intercooler STI ed una nuova eco sportiva che le fanno guadagnare 55 cavalli rispetto alle STI standard. L'incremento di potenza trasforma un'auto già ottima di suo in un'arma letale. È divertente come pochissime che ho avuto modo di guidare. Il cambio rimane il medesimo previsto per il modello di derivazione, una trasmissione a 6 rapporti corti con frizione maggiorata, estremamente fluida soprattutto nei cambi marcia a velocità sostenuta, invariata anche la trazione integrale permanente a 3 differenziali. L'anteriore e il posteriore sono dei meccanici short track, mentre quello centrale è aggiunto viscoso. È difficilissimo scomporla e, qualora ci si riuscisse, si riporta in carreggiata senza grossi sforzi, permettendo una guida spavalda senza grossi pensieri. È un'auto da rally civilizzata che paura non ne ha. Se c'è una cosa che scorre nel DNA stesso di Subaru è la capacità di sfornare una miriade di edizioni limitate. L'Impreza di seconda generazione, aggraziata dal restyling datato 2003, che è quella che un giorno vorrei piazzarmi in garage, ok, l'ho detto, si è vista modificare in tutte le size, per più mercati, con varianti particolari. Sommando tutte le versioni rilasciate in giro per il mondo, si superano la trentina di modelli ed arriviamo precisamente alla rarissima S204. Esteticamente basata sul secondo restyling, la Okai del 2006. Subaru voleva offrire ai clienti del sollevante qualcosa in più, qualcosa che fosse più affinato e pistaiolo rispetto a ciò che il listino metteva a disposizione della massa. Ecco dunque l'edizione limitata a 600 unità, teoricamente numerate progressivamente una ad una mediante più beige sparsi per il veicolo. Nella pratica, alcuni paesi come Nuova Zelanda o Singapore si sono visti recapitare in via eccezionale 35 vetture con targhette identificative un po' vaghe, tipo vettura limitata a 600 esemplari, senza una numerazione univoca, suscitando dubbi sull'effettivo numero totale di S204 uscite dalla fabbrica. Al di là di queste quisquiglie burocratiche, il marchio delle Pleiadi tirò fuori dal cilindro un risultato notevole. Il telaio è stato completamente rielaborato, con nuove sospensioni a rigidità torsionale migliorata, con boccoli e pyro ball ed ammortizzatori ad alte prestazioni sviluppati congiuntamente da Yamaha e STI. Barre antitorsione, pastiglie dei freni sportive e un set di cerchi Lega specifici BBS 18x8,5. Tanta, tanta, tanta sostanza. Comunque la differenza di turbo rispetto alle STI del 2003 che ho guidato è una roba spaventosa, sembra non averlo, non so se mi spiego. Il design
design è sicuramente più deciso rispetto ad un STI standard, con tratti distintivi ben definiti per questa edizione limitata. Il frontale con ampie prese d'aria, con tanto di logo S204, guadagna un bellissimo splitter in carbonio che abbassa la linea dell'auto. È davvero minacciosa. Vista dalle tre quarti si notano i passaruota allargati che permettono anche un maggior angolo di sterzata, tutto a favore di una guida aggressiva su qualsiasi superficie stradale. Al posteriore è sempre lei, con uno spoiler in carbonio dedicato di dimensioni tutto sommato contenute. Qui è stato aggiunto un leggero spoiler anche sul tettuccio, scelta che condivido. Bello anche il diffusore posteriore in carbonio ed il grosso terminale di scarica in titanio ad uscita singola. Questa configurazione cromatica, denominata Crystal Grey Metallic, si sposa perfettamente con i cerchi in lega forgiati e gli specchietti retrovisori VRC in carbonio. Entrando nell'abitacolo si nota immediatamente un'altra importante peculiarità. Questa S204 è stata convertita per la guida a sinistra. Modifica estremamente costosa che la rende un pezzo più unico che raro. La configurazione generale rimane invariata, con un design della plancia modernizzato quanto basta, mentre i sedili Recaro con guscio in carbonio sono assolutamente clamorosi. Sono dettagli come questi a dare un reale tocco in più alle versioni speciali. Il prezzo previsto al debutto recitava al cambio ben $54,000, $17,500 in più rispetto ad una normale STI giapponese. Il setup generale è completamente rivisto, le molte migliorie meccaniche di assoluta qualità ed una tiratura limitata ne hanno fatto lievitare il costo finale. Non è una versione che si andava ad acquistare a cuor leggero, come per altre imprese valeva quanto chiesto dalla casa di Ebisu. Ad oggi il mercato estero dell'usato, dalla Germania per la precisione, propone alcune S204 dai 42.000 ai 56.000 euro circa. Ovviamente con guida destra, come ogni vettura con un pedigree del genere, se si vuole averla, tocca pagare un prezzo davvero caro. Ma guarda cosa ti porti a casa! Guarda che roba! Ha le J20 con oltre 320 cavalli questa! Tornare alla guida di un'impresa è stato un invito per me impossibile da rifiutare, soprattutto considerando la rarità della S204 e le sensazioni che sa trasmettere. Molto spesso le persone giudicano le macchine per sentito dire, per ideologie o così, a sensazione, senza motivazioni reali, creando magari falsi miti o giudizi completamente sbagliati. Quest'auto, invece, nell'immaginario collettivo rappresenta le corse, lo sterrato, la robustezza e le prestazioni al massimo livello possibile. Ed è effettivamente così. La Subaru Impreza S204 è di un altro pianeta.